qua. Tornato dopo tanti giorni, purtroppo, perché sto fuori, però ho fatto un video prima di partire, però alla fine è stato un piccolo problema, quindi non ho potuto mettere, ma vabbè, ho visto tutti i giorni di mercato. Diciamo che Zaniolo probabilmente oggi andrà via, oggi è l'ultimo giorno di mercato, anche se in Spagna, in Germania, forse anche in Liga non è ancora chiuso, però niente di oggi. Quindi parliamo di Steven Zanzi, che arriva e appunto il prestito da Babbo Zaniolo tra Kiev e Spalla, che potrebbe andare là. Non è la cosa migliore, perché non ho mai giocato nella squadra e sarebbe meglio per lui crescere un po' in squadre piccole. Mentre invece Zuzzi è molto forte, sta facendo un ottimo lavoro. L'unico giocatore che mi è piaciuto appunto era Olsen. Ma diciamo che fino a, cioè, togliendo Olsen, qua della Roma è da 8, con Olsen è da 7,5, perché Olsen, a parte che non lo conosciamo, il portiere della Svezia che ci ha eliminato ai mondiali e è fortissimo. Però invece Mirante comunque meglio di forte di Skorupski adesso attualmente, ha fatto un ottimo rifugiato, è meglio del mini robot, ha rifugiato di giocare qualche amichevole, già l'ha giocata, va bene. E oggi si doveva appunto vedere se si avrebbero comprato Bailey, perché non ce lo voleva comprare per 40 milioni che dopo bonus, però non si sa, scusate che c'è la musica qua, vabbè, per 40 milioni più bonus, e però ha detto che il maggior per cui doveva appunto abbassare le potenze, ma avrebbe provato l'affondo su nessun altro, credo chiude di pari entro 59 il mercato, se non sbaglio, quindi comunque non c'è molto tempo. Comunque Steven Zanzi mi piace tantissimo, con la non purtroppo hanno messo le strette per dire o te ne vai o te ne vai, e quindi va bene così. Il nuovo campione del mondo Zanzi gioca benissimo, gioca da anni in Siviglia, ha vinto l'Europa League, contentissimo. Poi ci arrivo, contro gli schedi, bello.